Buongiorno. È una bella lucidata, eh? Ma vai, cosa dico così? No, no, che spuntamillacci. Tanto questi qua sono neri, va bene. No, no, pure quelli. Che ti sporco i lacci con la cera? Non si può, è vietato dalla legge. Sì. Mo vedrai la cera che fa. Quando ero in clima più caldo, che facevo? C'avevo una soluzione, li mettevo a bagno e lavavo pure i lacci, però qui non si può perché si congela l'acqua. A base d'alcol si puliscono e l'acqua nera fanno. Fatto? Adesso ci lavo anche i piedi. Certo. Lustrascarpe nasce come inginocchiato addirittura, non c'era manco questo. C'era una scatoletta, c'era tre luci, pecorello e nient'altro. Lustrascarpe sono gli ultimi. È meno del calzolaio. Nemmeno il calzolaio. Il calzolaio c'ha l'arte. Se va a Quando vedere il Sud America, è pieno. ragazzino andava a scuola a calzolaio. No, ma a Poi Roma. si è sparato. Hai capito? Tutti i calzolai, quasi tutti, Poi si è finiscono sparato male. e non andate più. Finiscono quasi tutti male. Perché c'hanno i sordi No, quello lì ha sparato prima suo fratello, sua cognata e un altro. Ah, quindi ho fatto una Poi si è bella. sparato lui. E poi ho dovuto andare a cercare un altro. Lui? Io. E lui non ha trovato niente, poi l'hanno portato in cimitero. Si è sparato. Ah, alla fine pure lui, se non Sì, l'avevo sì. capito che pure lui si No, era. si è sparato anche lui. Oh signore. Ma prima ha sparato a sua cognata e suo Ma per fratello, quale ma motivo? suo fratello non è morto. Per via dell'eredità Per soldi. delle terre che aveva. Certo, pure da ste parti, le cacche No, d'eredità, i no, in soldi. Calabria, infatti. Io sono a casa giù in Calabria Ci vai mai? adesso non posso andare. Il mio fratello mi ha chiamato, è venuto qua una sera perché lui abita a Varese. Mi ha detto che vuole comprare lui quella parte. È vicino al mare? 25 chilometri Ah, è vicino. e mi ha detto vedi cosa ti devo dare, ha detto io vai a prenderla, fatti i documenti e almeno mi deve dare niente, mi ha detto. Vai Non tranquillo. vorrei proprio tornarci. Sono andato 4 anni fa, che ho portato la mia nipotina, ho affittato un appartamento lì alla La costa. nipotina è nata qui però. Beh, anche il figlio è nato qui. Adesso è tanto che sono qua. Qua cavolo devi pagare se lo ammazzi, eh! Ho preso l'appartamento a 50 metri del mare. In affitto, In eh? affitto, Ancora 400 euro quello ho ti stavo a preso. Il dire. 400 euro Invece di una casa te la devi ho preso. E curare. se andavo a venire dal mio paese, 400 euro mi spendevo lo stesso di benzina tutti i giorni. Quello che ti sta di quasi quasi ti conviene affittare stagionalmente piuttosto che. Hai visto quelli che hanno le barche? Ma io adesso non vado perché non, io al mare non so Però il nuotare. mare è il mare, Non so, dai. il mare non so nuotare, per l'aria sì, va No, bene. ma mica dico per nuotare, tu esci, no, perché te non ti manca il mare tuo. Poi Che ne so, il sentir sono parlare la tua andato lingua. alla spiaggia dove pagavi Certo. e pagavo Ombrellone, sdraio. primi giorni mi davano due sdrai e l'ombrellone a 7 euro. Ho chiesto a un altro vicino che a mio nipote gli piaceva meglio là e gli faccio quanto devo pagare.
detto 6 euro, due cose, due lezioni. 6 euro. 6 euro. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Allora, poi un giorno, una sera è venuto, sono andato a pagare, c'era un ragazzino, mi ha preso 7 euro, no per l'euro. Gli ho detto al padrone, ho detto, ma mi hai detto 6 euro? Gli ho detto, ma il ragazzo me ne ha preso 7, ci ho detto. Non è per l'euro, gli ho detto io, perché mio nipote gli piace qui e veniamo qua. Ha chiamato il ragazzo, gli ho detto, non ti permettere di fare prezzi più, magari l'euro se lo prendeva lui. Di fare questi scherzi qui, ho detto, perché io, perché ti prendo a calcio nel culo. No, lì vedevi. E certo, lui c'è una consumazione. Ma ti dico, due sdraie è una cosa 6 euro al giorno. Nel Lazio due sdraie. A parte che i giornalieri non te li vendono, sono tutti abbonati. Ti costava 35-40 euro solo i lettini. Ma qui. Ma forse pure di più, sai. Ma arrivo a casa e non mi conosce più mio moglie. No, chi sei? Sono belli, no? Guarda che basta poco, una spazzola, due cere, vabbè io prendo queste che so, cere d'api proprio, non è acrilico, eh. Questo è dalla Francia le ordino. Qui mica si trovano. Eccoci. Oh, questa è resistente pure all'acqua. Quando piove ci scivola sopra. Quindi l'ultimo lo lascio libero? Sì, libero, che se no mi stringe troppo la gamba. Mo un laccio solo li apri e li chiudi tutti, capito? Semplice e veloce. Adesso mettiamo qua, ma li pareggiamo. No, qua deve metterlo quello. Questo qua. Sì, poi ci e poi come no. Quell'altro, guarda. Aspetta, guarda. Adesso allaccio questo, è fisso. E questo ti allaccia tutti i lacci. Basta che tiri questo, ti salletta. Come questo, hai visto? Semplice e veloce. Guarda. Così lo, me l'hanno fatto vedere a una fabbrica che si, della Church, che con un laccio solo apri e chiudi la scarpa. Metti qua. Che cazzo ho fatto? Ah no, non devo arrivare all'ultima capra. Ecco perché tu non vuoi allacciare. Capra dice. Io? O dice Sgarbi? C'ha ragione, eh? Prego signore. Sono belle, eh? Sono tornate lui. Belle. Le mie vengono meglio però, eh? Sì, nero. Il nero. Sì, ma quel marrone lì è bellissimo perché è un marrone. Se era chiaro era peggio, vedi che hanno ripreso. Anche queste sono vecchie, c'erano 30 anni quest'estate. Questo esatto, stava a Dio, questa pelle qui la ce la metteva ogni tanto la campanile. L'ho comprato in Calabria, a Gelatoglio. Questa capace che è pelle di cavallo, lo sai? È facile. Perché è più, molto più resistente della... Vedi, a Roma.
a Roma c'è anche i lacci del adesso verde. Quando comincia a far bello in primavera ti metti là vicino, subito vicino al Duomo. Ma, sì. Ma sai la gente che ti viene, ma già che ci hanno visto, vedrai. Sì, sì, poi giustamente ti fanno. E tu sei stato? Fai bel lavoro, dappertutto, nero, spazzoli, nero, nero. Se no io ti insegno anche a spazzolare, nero, nero. Spazzola bene, se no poi mia moglie mi dice, ma chi che te l'ha fatta? No, la prossima volta. Vuoi? Perché a me è finito il nero, c'ho solo il bianco. Fai anche le donne? Sì. Le donne le fa più volentieri, se hanno la minigonna. Allora sì. Io devo dire, a Roma c'erano tanti uffici e erano quasi più le donne che me le portavano che poi ritirarle. Dice, ripasso dopo e me le ritagli. Vabbè. Non è le luci davo solo ai piedi, le mettevo lì. Guarda, è un bellissimo lavoro questo. Chi è capace? Una volta ce n'era un mucchio, mi ricordo da piccolo anche a Bari. Tu vedrai questo nero che c'è. C'era un mucchio di persone che lo facevano. Ma è fatica, capito? Devi lavorare. Lo so, vabbè.